ringraziare il Procuratore della Repubblica per questa nobile iniziativa, il signor Prefetto che io conosco personalmente. Un grande ringraziamento lo vorrei fare pure a Padrino Jacopucci, che comunque con la sua comunità a Molise mi ha salvato, diciamo, alla morte. Poi un ringraziamento speciale anche al dottor Scioli del 7 di 7, quindi a tutti i medici del 7 e per di più ai miei operatori di comunità e alle istituzioni qui presenti e a tutti i giovani ovviamente che sono qui. Allora io ho scritto per iniziare una piccola lettera perché mi è più facile manifestare quello che penso con la scrittura, però poi sarà il dottor Scioli a farmi delle domande e quindi riuscirò ad presentare meglio. Comunque, carissimi giovani, sarei potuto restare a casa, recarmi al lavoro, ma quando mi è stata offerta questa possibilità di parlarvi del mio dramma, non ci ho pensato due volte. Sono voluto esserci, perché la mia storia possa farvi riflettere e contribuire in modo positivo e concreto alle vostre vite. Non è facile parlarvi, non è più facile parlare in questo modo ed essere ascoltati mentre tutto corre. Siamo così bombardati e presi da miliardi di impulsi che ci distolgono dalla vera realtà, dal senso più vero di questa esperienza umana. Io sono qui perché avverto l'intimo dovere, dettato dalla mia coscienza e cruenta esperienza, di raccontare. Il silenzio uccide, il silenzio è morte proprio come l'ometta. La paura di parlare, ma soprattutto vivere la propria vita incuranti della vita degli altri, oltre a renderci persone egoiste e poveri di valori, si riflette per forza maggiore sulle nostre vite individuali. Allora vi dico di essere voce viva, di abbracciare quanto di più nobile e vero potete trovare sui vostri passi e di credere tenacemente in quello che fate, di lottare per un mondo migliore, più vivibile per tutti, di amare la vita senza se e senza ma, di difenderla e rispettarla sempre. Non rassegnatevi, ma fatevi valere, non conformatevi alle logiche comuni. La droga è oblio, è rassegnazione, è sconfitta, è quanto di più orribile potete immaginare. Siamo con il dottor Antonio Scioli, responsabile dei CERT del Molise. Ecco, queste strutture di prossimità, ma anche assieme di verifica e di controllo di quello che è un po' il polso della situazione in Molise. Partiamo proprio dai dati che voi riscontrate in affluenza. Parliamo di cifre, di numeri, ma anche di tipologie. Chi è che si rivolge a voi? Ma a noi si rivolge a una utenza piuttosto variegata, principalmente, come ha detto prima il direttore Lucchetti, si tratta di persone che hanno dipendenza da oppiaci, quindi da eroina. Poi secondariamente vengono persone con alcol, con problemi di cocaina, con problemi di THC, quindi di hashish, e soprattutto adesso sono in incremento le persone che hanno problemi di ludopatia, quindi di gioco d'azzardo patologico. Ecco, sono problemi molto diversi, che hanno origini diverse ma che poi vanno a incidere sulla stessa matrice. In qualche modo, diciamo, qual è il punto di inizio da dover comunque evitare? Perché c'è un punto di innesco oltre il quale poi spesso non si torna più indietro. Ma se dovessi individuare un comune denominatore delle dipendenze, io direi che questo ha molto a che fare con l'identità della persona. Il problema della dipendenza deriva da un problema di identità. L'identità è qualcosa che si struttura quando il ragazzo è piccolo guardando i genitori. Quando qualcosa va storto rimane come un vuoto, come un senso di mancanza. E il ragazzo a volte la riempie con le dipendenze. Le dipendenze ci danno un contenitore provvisorio, ma che almeno riempie. Io ho sentito moltissime volte parlare dei nostri utenti, dico io come se avessi un foro, un buco a livello del petto, la droga me lo riempie. Purtroppo è un riempimento parziale, un riempimento temporaneo che alla fine porta a molto più dolore di quello che risolve. Ecco, le nuove droghe, le droghe sintetiche, diciamo che hanno una potenzialità ulteriore in più. Il fatto che anche con una singola sporadica assunzione ricevi già dei danni ed hai una fortissima connotazione
diciamo, nella dipendenza futura, almeno questo mi è parso di capire dagli interventi di questa giornata. Certo, le droghe sintetiche sono delle sostanze assolutamente devastanti, ne esistono tantissime e sono facilmente accessibili ai giovani. Molto spesso queste sostanze vengono acquistate su internet, sui siti del deep web, cioè il cosiddetto web profondo a cui non è possibile accedere facilmente, che però esistono dei browser apposta per poter entrare. Là c'è in vendita praticamente di tutto e si paga molto spesso con i bitcoin. Ecco, di questi giorni un fatto di cronaca molto evidente ha fatto parlare tanto l'opinione pubblica, il caso di questa giovane sedicenne che è stata appunto stuprata, violentata, vittima di overdose, alla fine forse rianimata con acqua e zucchero, insomma, cioè, diciamo, stiamo parlando di brutalità assoluta, ma stiamo parlando forse anche, diciamo, di incapacità a gestire queste situazioni. Quando invece, diciamo, qual è l'approccio corretto per gestire anche quelle situazioni in cui si va verso un certo limite? Immagino che al CERT giungano anche persone che stanno verso un limite fisico di assunzione. Qual è, diciamo, l'azione poi, diciamo, da un punto di vista di primo intervento ma anche sul successivo per, diciamo, tamponare questi episodi al limite? Ma in genere le persone che si rivolgono al CERT sono persone non in una fase estremamente acuta. In genere la tossicodipendenza è un problema di natura cronica, per cui le persone dopo un certo periodo di abuso, quando si rendono conto che la situazione non è più gestibile con i propri mezzi, non hanno più denaro, cominciano a trovarsi in situazioni di reale difficoltà, debiti, problemi legali, ora fanno riferimento al CERT. Però ovviamente vengono anche persone in condizioni acute, in questi casi si possono somministrare farmaci per fargli transitare il modo più indolore possibile questa fase acuta, quindi un trattamento sintomatico dell'astinenza, oppure si possono dare terapie sostitutive come il metadone, come la buprenorfina. Le sostanze stupefacenti sono illegali, giusto? Ma allo stesso modo anche l'alcol è legale, però lo vendono comunque. All'incirca in un anno ci sono più le morti da alcol che di marijuana. Perché l'alcol non lo vietano? Una domanda di grande saggezza, ovviamente è così. Dietro all'alcol ci sono interessi commerciali immensi, quindi credo in Italia non verrà mai passata una legislazione che controlla o regolamenta l'utilizzo di alcol, come invece avviene in altri paesi, per esempio nel nord Europa, in Svezia, in Norvegia, Finlandia, dove il problema dell'alcolismo è molto sentito perché c'è molta depressione in quei paesi, soprattutto nei mesi invernali per lo scarso sole. Quindi moltissime persone tendono a bere molto più che nei paesi mediterranei, non hanno vietato l'alcol, però hanno messo delle tasse elevatissime, per cui diventa molto molto costoso comprare dell'alcol. Una birra viene 7, 8, 10 euro, 15 euro. In Italia non credo che passerà mai, però la tua obiezione è assolutamente legittima, ci sono molti più morti dovuti direttamente o indirettamente all'utilizzo di alcol, morti per cirrosi, morti per incidente stradale, per cancro al fegato, quindi assolutamente vero. Ecco, infine la ringrazio per il suo tempo che ci ha dedicato, due domande. Una riguardante, diciamo, un po' il parallelo tra quello che è il mondo della droga, la ludopatia, ma anche l'alcol. L'alcol che in maniera più sotterranea, se non sbaglio, non potrebbe essere venduto ai minorenni, non sappiamo poi se effettivamente è sempre così. Un alcol che si insinua, soprattutto, diciamo, magari in una fascia troppo giovane, soprattutto su una fascia non soltanto di ragazzi, immagino delle primi anni dei superiori, ultimi anni delle medie, ma anche di ragazze, e questo diventa ancora più diciamo, impattante da un punto di vista pure mediatico. Perché, come in qualche modo gestire questa emergenza nell'emergenza? Allora, i giovani hanno chiaramente, c'è stato un incremento dell'abuso di alcolici tra i minori. La modalità tipica del giovane di assunzione dell'alcol è il cosiddetto binge drinking, che in inglese significa una buffata di alcol praticamente. I ragazzini usano i cosiddetti sciottini, che sono piccole quantità ripetute a costo molto basso, di solito 2 euro, 3 euro ciascuna, ma di cui i ragazzi magari una serata ne bevono 10, 15. Quindi si tratta di un'intossicazione acuta, devastante, e poi magari viene ripetuta dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo 2 settimane, quindi sono degli episodi acuti che poi però tendono a recidivare. Ovviamente questo causa un danno a lungo termine al giovane. Infine, un giovane che ce l'ha fatta, la testimonianza di Ivan, che abbiamo accolto con un abbraccio corale, collettivo, ideale,
E lei, diciamo, ha avuto anche in qualche modo, diciamo, il ruolo di guida in questo racconto, un racconto che però è stato veramente recepito dai ragazzi in maniera molto molto positiva. Parliamo di chi ce l'ha fatta, Ivan in questo caso è un simbolo, come ce la si fa? Magari non è corretto da un punto di vista linguistico questa domanda, ma diamo l'idea proprio di come è possibile farcela. Ora, uscire dalla droga è possibile, è qualcosa di estremamente difficile, ma è possibile. Io ho visto tanti ragazzi venirne fuori e starne fuori soprattutto. Non sono la maggioranza, in quanto la maggior parte purtroppo fa dei periodi anche molto lunghi di tossicodipendenza. Per uscirne sono necessarie molte cose, è necessario avere un supporto da parte della famiglia, un supporto da parte della società che c'è intorno, un supporto da parte dei medici, quindi da parte del CERT, a volte l'utilizzo di comunità terapeutiche, tutto questo insieme. Mettendo tutte queste risorse insieme a volte è possibile farcela, e soprattutto una volta fatta non bisogna abbassare, diciamo, la guardia, perché una recidiva è sempre possibile, quindi è importante continuare il percorso forse a vita.